con Enrico Boncompagni fino a qualche mese fa, vice sindaco del comune di Figline in Cisa Valdarno, parliamo di amministrative che si terranno nella primavera del 2024. Lei è pronto a scendere in campo? Allora, in politica non ci si autocandida, siamo ancora lontani dalle elezioni del 2024. In questo momento il mio impegno è un impegno professionale nella mia carriera di avvocato, è un impegno anche in famiglia. Oggi la bambina più piccola, Adele, ha avviato il suo percorso scolastico alle elementari. È chiaro che i contatti, i confronti e i dibattiti che ho continuato a mantenerli dopo che si è conclusa la mia esperienza amministrativa. Un confronto con cittadini, con le imprese, con le associazioni che chiedono di avere un'amministrazione più vicina, un'amministrazione che sia effettivamente in grado di risolvere i problemi, non soltanto a parole. Si chiede un'amministrazione più concreta, più presente, che sia garante della soluzione dei problemi, che sia in grado di risolvere questi problemi senza sentire il peso delle ideologie dei partiti, che spesso allontanano la soluzione da quella che effettivamente è l'esigenza del territorio. Crediamo che nel rispondere alle esigenze del territorio, una forza civica, un movimento civico sia in grado di rispondere in maniera più efficacemente alle istanze, perché appunto non sente il peso dell'ideologia, va nel merito delle questioni, nella concretezza dei temi e cerca di risolverlo. Questo è cambio direzione, cioè l'idea che è possibile cambiare direzione alle cose, che è possibile migliorare il territorio in cui viviamo. È un'idea che nasce da cittadine e cittadine di Figline e Cisa Valdarno, libere dai partiti, perché convinte che una proposta civica sia quella che possa rispondere in maniera più efficace alle esigenze di un territorio. Infatti occorre domandarsi se un voto di appartenenza tuteli il territorio. Noi crediamo di no, noi crediamo che invece una risposta civica sia quella più importante. Chiaramente questo non vuol dire che non si debba avere dialogo, non vuol dire che non ci debba essere confronto con chi c'è intorno a noi. Noi partiamo dai temi, partiamo dalle proposte, partiamo dalle idee, mettiamo sul tavolo la nostra proposta amministrativa. Se quella proposta è condivisa da altri, ci mettiamo a sedere e ci confrontiamo. Chiaramente non siamo disposti a dialogare con chi ha remato contro questo movimento civico. E ugualmente non siamo disposti a dialogare con chi intende semplicemente trovare alleanze di candidature. Noi vogliamo parlare di temi, noi vogliamo parlare di concretezza. Se c'è una condivisione sul tema, se c'è una condivisione su quella risposta a quel problema, ci mettiamo a sederci e ci confrontiamo. Lei è stato vice sindaco, quindi conosce bene la realtà del nostro territorio. Quali sono, secondo lei, le emergenze più importanti, più pressanti? Le emergenze sono tante. Un'indagine della settimana scorsa ha evidenziato che un cittadino su due a livello nazionale è preoccupato del caro prezzi, del caro energia, dell'inflazione. Una preoccupazione che poi ricade anche sui cittadini di Figline e Cisa Valdarno, e questo dovrà indirizzare anche le politiche, i programmi nel 2024 di Figline e Cisa Valdarno. C'è una forte preoccupazione di tre italiani su quattro sulla difficoltà di conciliare l'esigenza di vita lavorativa con quelle familiari. Anche in questo il Comune deve alzare l'asticella dei servizi e andare a coprire quelle carenze che oggi ci sono. C'è il tema della sanità, un tema molto importante che anche dopo il coronavirus è rimasto all'attenzione delle persone, quindi anche questo è un tema su cui si deve affrontare un dibattito politico serio.